Nell'ultima parte del canto quarto dell'Inferno dantesco, Dante visita, insieme a Virgilio e ad un gruppo di poeti dell'antichità, un nobile castello, abitato da quelli che lui definirà gli spiriti magni, cioè un gran numero di anime vissute nel mondo antico e che non furono cristiane, ma che in virtù della loro grandezza d'animo hanno meritato un trattamento, per così dire, particolare all'interno del limbo. Vivono in una zona luminosa, illuminata da una grande luce, all'interno di questo bellissimo castello. Come vedremo, si tratta di una parte quasi completamente elencativa. Dante propone, cioè, un lungo elenco di anime, senza spiegare in maniera particolare nessuna di esse, ma limitandosi quasi ad essere per una volta non qualitativo, ma quantitativo. Ci vuole cioè far riflettere su quante buone anime del passato, pur non essendo in paradiso perché non sono state cristiane, meritino comunque un ricordo e un apprezzamento particolari. Commentiamo dunque insieme i versi che vanno dal 103 al 151, cioè la parte terminale del quarto canto dell'Inferno di Dante. Cominciamo da una veloce lettura del testo, poi passeremo all'analisi e al commento. Il testo dice così: "Così andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, siccome era il parlar colà dov'era. Venimmo al pie di un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura. Per sette porte intrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti veran, con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei lor sembianti, parlavan rado con voci soavi. Traemmoci così da l'un dei canti in loco aperto, luminoso e alto, sì che veder si potien tutti quanti. Colà diritto, sovra il verde smalto, mi fuor mostrati gli spiriti magni che del vedere in me stesso m'essalto. I vidi Eletra con molti compagni, tra quai conobbi Ettore ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Cammilla e la Pantasilea. Dall'altra parte vidi il re Latino che con Lavina sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia, e solo, in parte, vidi il Saladino. Poi che innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo miran, tutti onor li fanno. Quivi vidi io Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso li stanno. Democrito che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e tale, Empedocles, Eraclito e Zenone. E vidi il buono accoglitor del quale, Dioscoride dico, e vidi Orfeo, Tullio, Elino e Seneca Morale, Euclide Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, Averois che il gran comento feo. Io non posso ritrar di tutti a pieno, però che sì mi caccia il lungo tema, che molte volte al fatto il dir vien meno. La sesta compagnia in due si scema, per altra via mi mena il savio Luca fuor della queta nell'aura che trema, e vedo in parte ove non è che Luca." Questo il testo di questa cinquantina circa di endecasillabi danteschi.
Ora, con calma, li possiamo rileggere, parafrasare in maniera sintetica e commentare, soffermandoci soprattutto su alcuni punti. Come ovvio, sarà impossibile parlare in maniera approfondita di ogni singolo personaggio citato, perché ognuno di essi meriterebbe addirittura una lezione a parte. Qui, come ovvio, non c'è tempo di farlo. Rivediamo insieme il testo. Cominciamo dal verso 103. Dice così: Così andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, sicom'era il parlar colà dov'era. Si parte da un riferimento a questa lumera, alla luce di cui vi parlavo prima. Così andammo, cioè io, Virgilio e i quattro poeti citati nei versi precedenti, infino alla lumera, cioè fino a quella luce lumera di cui si era parlato poco prima. Vi dicevo che questa zona, questo angolo del limbo è illuminato, a differenza di tutto il resto dell'inferno che è caratterizzato dal fatto di essere buio. Qui è per così dire una metafora della luce dell'intelligenza, della cultura. Si parla di grandi personaggi, soprattutto di grandi intellettuali del mondo antico, che hanno illuminato il mondo con il loro sapere. E dunque è giusto che ora riposino nella luce, non nell'ombra. Parlando cose che il tacere è bello, parlando di argomenti che adesso è bello tacere. Qui Dante non vuole riferirci parola per parola quali fossero i contenuti, gli argomenti di cui ha parlato in quei minuti con i poeti con cui stava andando. Però dice: Così com'era il parlar colà dov'era. Ma di queste cose era invece bello parlare in quei momenti lì, in quegli istanti lì. Come dire, non è questo ora l'argomento del mio canto, ora ho tante altre cose da raccontarvi. Sappiate però che insieme a quegli altri poeti ho detto delle cose bellissime. Abbiamo parlato di argomenti nobili, ma qui non è il caso di riferirli. Venimmo al piè di un nobile castello. Ecco qui che al verso 106 compare questa espressione, nobile castello. Quindi siamo arrivati ai piedi, no, in prossimità, di un castello nobile, bello, importante. Sette volte cerchiato dalte mura, una caratteristica particolare. Per accedere a questo bellissimo castello bisogna superare sette diverse cerchie di mura, difeso intorno da un bel fiumicello. E intorno vi era un'ulteriore protezione, come un fossato, immaginate i castelli medievali, c'era tutto intorno un bel fiumicello, un piccolo fiume per così dire. Che cosa simboleggiano questi due elementi, cioè le sette cerchia di mura e questo fiumicello intorno al castello? Come sempre in Dante, i numeri hanno un valore simbolico e molti oggetti hanno anch'essi un valore simbolico. Sono state date, come spesso capita, diverse interpretazioni. Che cosa sono queste sette alte e belle cerchie di mura? Si può pensare che Dante faccia qui riferimento, probabilmente, alle cosiddette sette arti liberali, cioè alle grandi discipline del trivio e del quadrivio che rappresentavano lo scheletro, l'ossatura della cultura medievale. Altri invece pensano che si faccia riferimento, ad esempio, alle sette virtù. Ripeto, diverse interpretazioni, non importa. È un elemento che va a rafforzare, come dire, a sottolineare l'importanza e il prestigio del luogo. Non è semplice arrivare a questo castello. Bisogna, come dire, esserselo meritati, aver superato delle prove a livello culturale e comportamentale. Cosa potrebbe essere questo fiumicello? Solitamente gli interpreti propongono questa interpretazione. Che si tratti di una virtù particolare, che è l'eloquenza, la capacità di parlare bene in pubblico e di organizzare il discorso. Torniamo al punto precedente: gli ospiti di questo nobile castello sono per lo più, come vedremo, grandi intellettuali, persone che padroneggiano la lingua e la comunicazione. Questo passammo come terra dura, riga 109. Siamo riusciti, io, Virgilio e gli altri poeti, a superare questo fiumicello quasi come se fosse fatto di terra dura, quasi come se fosse un sentiero.
Del resto si tratta di grandi poeti che padroneggiano il linguaggio, come dicevamo prima. Per loro questo non è un ostacolo. Per sette porte intrai con questi savi, torna il numero 7 con i valori di prima. Giugnemmo, cioè giungemmo, arrivammo in un prato di fresca verdura. È come se all'interno del castello, nella corte, nel cortile interno, ci fosse un bellissimo prato verde di fresca verdura, dice Dante. È quello che in letteratura si chiama un locus amenus, cioè un luogo stupendo, bellissimo, bello da descrivere e da vivere. Come vedete, non sembra di essere all'inferno. C'è una bellissima architettura, questo castello con tante mura, con un fiume intorno, e all'interno un prato bellissimo, come se fosse un giardino stupendo dove vivere. Genti vi erano con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei loro sembianti, parlavano rado, con voci soavi. Dopo una lunga descrizione paesaggistica del luogo, si arriva finalmente alle persone. Chi sono queste anime presenti all'interno del castello? Sono genti con occhi tardi e gravi, persone numerose, con uno sguardo definito come grave, serio, autorevole, che forse incute anche un po' di timore, con grande autorità nei loro sembianti. Già solo il lineamento del volto, il loro atteggiamento, trasmette un'idea di autorità, di autorevolezza, diremmo noi oggi. Parlavano rado con voci soavi. Parlavano poco, dicevano poche parole, ma pronunciate con voci soave, poetiche, bellissime, gradevoli da ascoltare. Verrebbe quasi in mente l'espressione del dolce stil novo, lo stile poetico anche di Dante, ma qui il riferimento non è ovviamente a quello. Quindi persone colte, nobili, istruite, che parlano poco ma dicono cose sagge e in maniera gradevole. Traemmoci così da l'un dei canti, in loco aperto, luminoso e alto, sì che veder si potien tutti quanti. Dante e Virgilio dicono: ci siamo così spostati in uno dei canti, in un angolo da una parte, in un luogo aperto, luminoso, alto, così che si potevano distinguere e vedere tutte quante queste anime. È come se Dante e Virgilio salissero di qualche passo per dare un'occhiata alla situazione. Salgono su una sorta di piccola collinetta per vedere a colpo d'occhio chi siano queste anime. Colà diritto, sovra il verde smalto, mi fuor mostrati gli spiriti magni che del vedere in me stesso, me salto. E qui compare la seconda delle espressioni che vi ho scritto, spiriti magni, i grandi spiriti, le anime dei magnanimi. Dante dice così: colà diritto sopra il verde smalto, cioè di fronte al luogo dove mi trovavo, là, sopra questo verde smalto, sopra questo prato bellissimo verde, mi vennero mostrati gli spiriti magni, le grandi anime, che del vedere in me stesso me salto, e ancora adesso mi esalto, mi sento pieno di orgoglio ad averli visti, e ancora adesso quasi mi faccio i complimenti da solo per l'onore, per il grande onore che ho ricevuto di poterli vedere, anche se solo per qualche istante. E qui comincia il lungo elenco di cui vi parlavo all'inizio del video. Fin qui una parte introduttiva, come avete visto, la descrizione del paesaggio, del castello e una piccola introduzione alle anime che stiamo per conoscere. Qui, dal verso 121 sino quasi alla fine, un lungo elenco di anime, tutte quasi famosissime, almeno di nome. Io vidi Elettra con molti compagni, tra quai conobbi Ettor ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Camilla e la Pantasilea. Dall'altra parte vidi il re Latino che con Lavina sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia, e solo in parte vidi il Saladino.
un totale di tre terzine di nove versi che contengono un primo sottoelenco. Che cosa hanno in comune queste numerose anime citate, che ora ripercorreremo una per una? Il fatto di essere esponenti della cosiddetta vita attiva. Sono persone, sono anime, che nella loro esistenza terrena si erano distinte per qualche attività particolare, per una vita pubblica importante. Vediamo chi sono. Iovidi Elettra, qui è scritto con una T sola, noi la chiamiamo Elettra, con molti compagni. Qui compagni significa discendenti. Chi era Elettra? Elettra è il punto di partenza della genealogia della città di Troia e all'origine del mito di Troia. È la madre di Dardano, che viene considerato il fondatore della città di Troia. Quindi vidi Elettra con molti suoi discendenti, ne cita in particolare un paio, cioè tra i quali riconobbi Ettore, il grande guerriero troiano ucciso da Achille, e Enea, non c'è bisogno di spiegare chi è Enea, e Cesare armato con gli occhi grifani. Cesare è proprio lui, è Giulio Cesare, uno dei romani più famosi di tutti i tempi, ancora armato e con gli occhi che sembrano quelli di un grifo, di un animale, di un rapace, no? Con gli occhi ancora quasi pieni di violenza militare. Cesare fa parte di questo elenco perché, essendo un discendente di Enea, a sua volta discende dai troiani, è la grande famiglia della città di Troia. Poi dice al verso 124: vidi Camilla e la Pantasilea. Qui ci sono due personaggi femminili. Camilla era già stata citata nei canti precedenti e l'eroina italica citata all'interno dell'Eneide di Virgilio. Pantasilea, noi di solito la chiamiamo Pentesilea, invece nel mito greco era la regina delle Amazzoni, popolo di donne guerriere. Quindi due grandi personaggi di eroine del mito femminili. Dall'altra parte vidi il re Latino, capostipite dei Latini, personaggio di nuovo dell'Eneide, che sedeva, stava seduto, con sua figlia Lavina, diremo Lavinia. Lavinia sarà la moglie di Enea, sempre all'interno del poema dell'Eneide. Poi ancora un'aggiunta alla riga, al verso 127. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino. Qui si parla di personaggi non più del mito greco, ma del mito romano. Ho visto quel Bruto, nel senso latino del termine, quel grande Bruto, ille Brutus, avrebbe detto in latino. Il grande Bruto che cacciò Tarquino, cioè Tarquinio il Superbo, l'ultimo dei sette re di Roma, colui che in sostanza inventò la Repubblica Romana. E poi quattro nomi femminili: Lucrezia, Iulia, Marzia, Cornelia, cioè Cornelia. Quattro donne del periodo repubblicano della storia romana, distintesi per diversi motivi. Anche qui ognuna richiederebbe un racconto lungo e qui non abbiamo il tempo di farlo. E solo in parte vidi il Saladino. Chi era il Saladino? Era un sovrano musulmano, vissuto non molto tempo prima di Dante, che nel Medioevo era passato alla storia con una fama molto positiva, come di un re coraggioso, onesto, magnanimo, cortese. Quindi all'interno di questo lungo elenco c'è anche spazio per un non cristiano, per un musulmano. C'è poi un secondo elenco, a partire dal verso 130, che vi propongo e poi lo commentiamo. Poiché innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo miran, tutti onor li fanno. Quivi vidi io Socrate e Platone che innanzi agli altri più presso li stanno. Democrito che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e tale, Empedocles, Eraclito e Zenone. E vidi il buono accoglitor del quale, di Ascoride dico, e vidi Orfeo, Tullio, Elino e Seneca Morale, Euclide Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, Averois che il gran comento feo.
Un secondo elenco, se possibile, ancora più esteso del precedente. Qui sono ben 5 terzine, dal verso 130 al verso 144. Qui di che cosa si tratta? Non più di spiriti attivi, di esponenti della vita attiva, ma di spiriti contemplativi, cioè di persone che si erano distinte per una vita dedicata alla cultura, alla riflessione, alla filosofia, all'arte, alla letteratura. E gli esempi sono molteplici, li vediamo in rapida sintesi. Verso 130. Poi che innalzai un poco più le ciglia. Letteralmente, dopo che io, Dante, ebbi innalzato un po' di più il mio sguardo, vidi il maestro di color che sanno. È una lunga perifrasi, un giro di parole per indicare chi? Per indicare Aristotele, colui che nel Medioevo era considerato il più grande filosofo del passato, il maestro di tutti coloro che sanno, il maestro dei sapienti. Cosa faceva? Sedeva tra filosofica famiglia. Stava seduto al centro di una famiglia filosofica, di un gran numero di altri filosofi, di suoi colleghi, potremmo dire. Tutti lo mirano, tutti lo guardano con attenzione, tutti onor gli fanno, tutti gli tributano grandi onori. Qui io vidi Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso li stanno. Qui Dante quasi si diverte a fare una sorta di graduatoria, di classifica. Al primo posto sicuramente Aristotele, poi vicino a lui, un livello sotto, Socrate e Platone, che stanno più vicino a lui davanti a tutti gli altri, come a dire, superano in bravura e in fama tutti gli altri filosofi, che infatti vengono elencati dopo, per ultimi. Chi sono? Democrito, il grande filosofo greco, che il mondo a caso pone, curiosa questa definizione, il quale, come dire, ritiene che il mondo sia collocato a caso, non è un filosofo credente, evidentemente. E poi Diogenes, cioè Diogene, Anassagora e Tale, cioè Talete, uno dei primissimi filosofi della storia della filosofia. Empedocles, cioè Empedocle, Eraclito o Eraclito, se preferite, Zenone, filosofi appartenenti ai primi secoli della storia della filosofia. E vidi il buono accoglitor del quale, espressione a prima vista misteriosa. Poi ci viene detto chi è. Dioscoride, dico. Dante stesso ha l'impressione che non abbiamo capito questa espressione, quella di verso 139. Che cosa significa? Dioscoride è uno scienziato, diremmo noi, un intellettuale che si occupa di scienza naturale, che aveva raccolto, buono accoglitore, buon raccoglitore letteralmente, le qualità delle piante, delle erbe. In sostanza noi lo definiremmo un botanico. Buon accoglitore del quale? Colui che ha raccolto bene le qualità delle piante, no? Che venivano utilizzate per fare i farmaci medicinali dell'antichità, Dioscoride. E infine vidi Orfeo, Tullio, Lino e Seneca Morale. Orfeo e Lino sono considerati nel mito greco i più antichi poeti, no? Per certi versi più antichi di Omero. Tullio evidentemente è Marco Tullio Cicerone, il grande uomo politico, oratore, scrittore romano. Stessa cosa Seneca Morale, il grande filosofo latino Seneca, definito Seneca Morale perché nel Medioevo le sue opere morali erano quelle maggiormente lette e studiate. Infine ci sono anche degli scienziati veri e propri, Euclide geometra, letteralmente il geometra Euclide, l'esperto di geometria, Euclide. Tolomeo, il grande esperto di cosmologia, pensate all'universo aristotelico-tolemaico. Ippocrate, evidentemente è Ippocrate, l'inventore della medicina greca, il primo grande medico greco. Poi ci sono Avicenna, Averrois e Gallieno. Gallieno è Galeno, il grande medico di età imperiale romana. E poi di nuovo due arabi, due musulmani, Avicenna e Averroè.
Due filosofi vissuti fra il X e il XII secolo d.C., molto stimati, molto considerati da Dante stesso, specialmente il secondo, nei suoi studi. Averroè viene definito colui che fece il grande commento, cioè il grande commentatore di chi? Di Aristotele, del filosofo con il quale si iniziava l'elenco che Averroè conclude. Quindi, come vedete, una lunghissima carrellata di quelli che noi definiremo intellettuali. Ci sono filosofi, ci sono letterati, ci sono moralisti, ci sono poeti, tutti gli esponenti della grande cultura umanistica del mondo antico. Come vediamo dunque, Dante per numerose terzine propone una lista, un elenco quasi infinito. Prima di spiriti magni di vita attiva, poi di spiriti magni di vita contemplativa, filosofica, riflessiva. Vediamo come si conclude il canto con i versi dal 145 al 151. Si chiude con queste parole: Io non posso ritrar di tutti a pieno, però che sì mi caccia il lungo tema, che molte volte al fatto il dir vien meno. Dante ha una sorta di scrupolo e dice queste cose. Io non posso, io non riesco a ritrarre tutti a pieno. Cioè non riesco a descrivere uno per uno con la massima precisione tutti questi grandi intellettuali, questi spiriti magni, anche se vorrei farlo. Però che sì mi caccia il lungo tema che molte volte al fatto il dirvi il meno. Dal momento che ho come il timore che nella maggior parte dei casi il mio dire venga meno, cioè risulti insufficiente, scarso rispetto al fatto, alla grandezza dei fatti che vi dovrei raccontare. Qui compare per l'ennesima volta una tematica carissima a Dante nella Divina Commedia, quella dell'insufficienza del linguaggio. È come se Dante dicesse: Io vorrei raccontarvi un milione di cose, ma in certi casi mi mancano le parole o il tempo per farlo. Dovete accontentarvi di una presentazione sommaria, forse un po' superficiale, come quella che vi ho presentato nelle righe precedenti. E infine, la sesta compagnia in due si scema. Che cos'è la sesta compagnia? Compagnia può voler dire gruppo di amici. Il gruppo di sei amici, Dante, Virgilio e i quattro poeti citati nella prima parte del canto, in due si scema. L'espressione potrebbe avere due significati: o perde due componenti, in due si scema, fa meno due, quindi da sei rimangono in quattro, oppure più probabilmente si divide in due sottogruppi. Il significato comunque è lo stesso. I quattro poeti che Dante e Virgilio hanno incontrato rimangono lì nel limbo, mentre Dante e Virgilio stessi si devono allontanare, il canto è concluso e devono procedere verso il secondo cerchio dell'inferno. Per altra via mi mena il savio duca, attraverso un altro sentiero, lungo un'altra via, il saggio duca, la mia saggia guida, cioè Virgilio, mi mena, mi conduce, mi porta fuor della queta, al di fuori di questo spazio che era uno spazio tranquillo, bello, di quiete, nell'aura che trema, letteralmente nell'aria che torna a tremare per i lamenti dei dannati. Verso 151, la conclusione, e vegno in parte, ove non è che Luca. E vegno, giungo, arrivo, in parte, in quel luogo, ove non è che Luca. Luca evidentemente non sono io, dove letteralmente non c'è nulla che illumini, dove non c'è neanche uno spiraglio di luce. Dopo questa bellissima parentesi di circa 50 versi, nella luce dell'intelligenza degli spiriti mani nel nobile castello, Dante e Virgilio devono riprendere il loro percorso che li porterà nel canto successivo, nel quinto canto dell'inferno, a scendere di un livello, a passare al secondo cerchio, che è quello dei lussuriosi, dove avverrà il celeberrimo incontro con gli spiriti di Paolo e Francesca. Ma questa è un'altra storia e la racconteremo un'altra volta. Ringrazio tutti per l'attenzione e concludo rileggendovi, senza commento, la cinquantina di versi che abbiamo commentato quest'oggi. Eccoli a voi. Così andammo
infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, sicom'era il parlar colà dov'era. Venimmo al pie di un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura, per sette porte intrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti vera, con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei loro sembianti, parlavan rado con voci soavi. Traemmoci così da l'un dei canti in loco aperto, luminoso e alto, sì che veder si potien tutti quanti. Colà diritto, sovra il verde smalto, mi fuor mostrati gli spiriti magni, che del vedere in me stesso m'essalto. I vidi Eletra con molti compagni, tra quai conobbi Ettore ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Camilla e la Pantasilea. Dall'altra parte vidi il re Latino che con Lavina sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia, e solo, in parte, vidi il Saladino. Poi che innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo miran, tutti onor li fanno. Quivi vidi io Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso li stanno. Democrito che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone. E vidi il buono accoglitor del quale, di Ascoride dico, e vidi Orfeo, Tullio, Elino e Seneca Morale, Euclide, Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, Avero is che il gran comento feo. Io non posso ritrar di tutti a pieno, però che sì mi caccia il lungo tema, che molte volte al fatto il dir vien meno. La sesta compagnia in due si scema, per altra via mi mena il savio Luca fuor della queta, nell'aura che trema, e veni in parte ove non è che Luca.